Con questa lezione vediamo di mettere a frutto tutte le cognizioni che abbiamo imparato nelle lezioni precedenti riguardo ai fenomeni che alterano le coordinate apparenti delle stelle. In questo senso avevamo parlato separatamente dei vari fenomeni, quali la rifrazione, la parallasse, la nutazione, la precessione e così via. Però questi fenomeni, come vedremo tra breve, sono tali da influenzare le coordinate che sono riportate sui cataloghi. Vale a dire che i cataloghi, soprattutto quelli chiamati fondamentali, sono quelli che hanno delle coordinate che nulla poi hanno a che vedere con le coordinate effettive di puntamento del telescopio in un certo istante dell'anno. Questo perché? Perché appunto subentrano tutti questi fenomeni che abbiamo appena accennato. Ma vediamo un pochettino quali passaggi occorre fare per passare praticamente dalle coordinate osservate di una stella alle coordinate di catalogo. Poi chiaramente il discorso si può fare al rovescio, cioè partendo dalle coordinate di catalogo si può arrivare alle coordinate di puntamento di un telescopio. Questo proprio perché se noi puntassimo una determinata stella con le coordinate prese da un catalogo, molto probabilmente questa stella non capita al centro del campo di vista del telescopio, ma risulterà decisamente spostata. Questa cosa potrebbe andar bene se la stella è una stella molto brillante, per cui uno riesce a individuarla facilmente nel campo di vista del telescopio. Però se noi dovessimo osservare una stella molto debole, la probabilità di scambiare una stella per un'altra è abbastanza grande, per cui se noi non sappiamo esattamente quali sono i passaggi che occorre compiere per appunto passare dalle coordinate di catalogo a quelle di puntamento che effettivamente si devono impostare al momento dell'osservazione, ecco che noi nel campo di vista del telescopio avremo delle grosse difficoltà nell'individuare la stella. Allora, partiamo un pochettino dall'inizio, cioè quando noi puntiamo il nostro telescopio su di una stella che ha determinate coordinate di catalogo, noi dobbiamo renderci conto che questa stella è soggetta a tutti i fenomeni che avevo accennato prima. Il primo fra tutti è sicuramente la rifrazione astronomica, perché noi trovandoci sulla superficie della Terra, per poter osservare dobbiamo con i nostri telescopi attraversare tutta la nostra atmosfera e di conseguenza la luce che proviene dallo spazio esterno, proprio perché esiste il fenomeno della rifrazione, la luce appunto di queste stelle verrà rifratta secondo determinate angolazioni che dipendono dall'indice di rifrazione dell'atmosfera stessa. Quindi, in buona sostanza, se noi abbiamo il nostro frame CCD e diciamo che puntiamo la stella nel centro del campo visivo del telescopio, noi avremo in questo caso una posizione apparente della stella comprensiva dell'atmosfera. Quindi sarà riferita la posizione di questa stella numero 1, centrata appunto qui, ad un equinozio e a una data di osservazione. Ecco, io qui ho segnato ad esempio la data di oggi, cioè 8/12/2012. Quindi quando io punto con un telescopio una determinata stella, io so automaticamente che sto puntando riferendomi ad un equatore della epoca di osservazione, e ovviamente l'epoca di osservazione è quella in cui sto effettuando il frame CCD. Quindi io avrò un equatore che avrà una certa inclinazione rispetto allo scenario di stelle presenti in cielo.
e l'osservazione stessa sarà congelata appunto a quel particolare istante. In questo caso io per semplicità ho messo la data di oggi, l'8-12 dicembre del 2012. Se io togliessi istantaneamente l'atmosfera dalla Terra, che cosa osserverei? Osserverei che la mia posizione della stella 1 vista al telescopio con l'atmosfera si porterebbe più in basso verso l'orizzonte nella posizione 2, proprio perché l'atmosfera ha la facoltà di deviare i raggi luminosi che provengono dalle stelle. Quindi se io osservo questa stella con l'atmosfera, io la vedrò in questa posizione, mentre grazie alla atmosfera terrestre la vera posizione della stella sarebbe la posizione 2, quindi decisamente più bassa, per cui è come se io la vedessi correre parallela a questa linea qui. Quindi correggendo per la rifrazione astronomica, e questo l'abbiamo visto che esistono delle formule che ci permettono di valutare a quanto ammonta la rifrazione atmosferica a seconda dell'altezza che ha la stella rispetto all'orizzonte, ecco che io mi porto in una posizione topocentrica, quindi vuol dire che come se io mi trovassi sempre sulla superficie della Terra, però è come se io avessi eliminato l'atmosfera. Quindi io avrei questa posizione topocentrica con l'equinozio e la data di osservazione riferita a questo particolare istante, l'8 di dicembre del 2012. Però non esiste soltanto questo fenomeno che altera la posizione della mia stella in cielo, ma esistono degli altri fenomeni che contribuiscono a modificare la posizione della stella in cielo. Perché noi dobbiamo portarci, questo è lo scopo secondo cui sono stati creati i cataloghi astrometrici, quindi i cataloghi fondamentali, dobbiamo, dicevo, portarci in un posto dello spazio il più possibilmente fisso rispetto a tutto quello che ci circonda. E questo posto praticamente fisso in cielo si trova nel baricentro del Sistema Solare. Quindi noi qui come prima operazione abbiamo tolto l'atmosfera, ma in questo caso noi ci troviamo ancora sulla superficie della Terra. Per cui per poter arrivare poi al baricentro del Sistema Solare noi dobbiamo effettuare ancora dei passi. Vale a dire, dobbiamo portarci dalla superficie della Terra al centro della nostra Terra. In questa maniera che cosa noi osserviamo? Che stando sulla superficie della Terra, la Terra ovviamente si sposterà rispetto a una stella, diciamo, relativamente vicina, per un fenomeno che viene chiamato fenomeno della parallasse diurna. Perché cosa vuol dire? Che se noi abbiamo una stella in questa posizione, questa è la nostra Terra, e la Terra vista dall'alto, diciamo, gira in questo senso, e l'osservatore si trova in questa posizione, quando si trova in questa posizione osserverà la stella secondo una direzione, ma quando si trova in quest'altra posizione la osserverà secondo un'altra direzione. Quindi la posizione della stella non sarà praticamente fissa in cielo, ma oscillerà nell'arco di mezza giornata di una certa quantità, che se vogliamo è una quantità relativamente piccola, perché piccolo è il raggio terrestre rispetto alla distanza Terra-stella. Però con le tecnologie sempre più sofisticate dei giorni d'oggi, questi piccoli spostamenti sono misurabili e apprezzabili, quindi conviene tenerne conto. Per cui noi dobbiamo correggere per primo la posizione della stella per l'effetto della parallasse, quindi è come se noi ci portassimo al centro della Terra e vedessimo la stella poi sempre nella stessa direzione, perché non siamo più un punto piazzato sulla superficie terrestre che ruota attorno all'asse terrestre. Quindi la posizione 2 adesso è questa qui,
Questa posizione 2 sarebbe poi questa, topocentrica, senza atmosfera, l'equinozio e data di osservazione. Correggendo per il fenomeno della parallasse diurna, ecco che noi ci portiamo nella posizione 3. Quindi, depurandola della parallasse diurna, la mia posizione nuova, che era la posizione 2, si sposta nella posizione 3. In questa maniera io avrò una posizione geocentrica, questa volta al centro della Terra, corretta ovviamente per la parallasse diurna, ma sempre all'equinozio, quindi all'equatore e alla data di osservazione, che abbiamo detto essere l'8 dicembre del 2012.